Sono 9 i gruppi che si sono succeduti sul palco nel corso delle 3 giornate del Festival Internazionale del Folklore e delle Culture Barinare, giunto alla sua 38esima edizione che ogni anno si svolge alla scalinata del terzo corso a Termoli. Prima delle esibizioni i gruppi hanno sfilato per il centro cittadino ballando e intonando canzoni popolari indossando i costumi tradizionali. Sono 300 le persone arrivate a Termoli provenienti da Kenya, Messico, Ungheria, Polonia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e dall'Alto Molise con Agnone e Riccia. Il Festival è un'occasione per conoscere altre culture e condividere i valori della tradizione. Il gruppo folcloristico di Termoli a Scaffetta che organizza l'evento è già al lavoro per la prossima edizione. Da qui a un mese incominceremo già a pensare al 39esimo Festival, perché per organizzare una 3 serate così ci vuole un anno, ci vuole tempo, perché i gruppi che contattiamo chiaramente vengono da lontano, quindi dobbiamo cercare di capire se sono bravi, se non sono bravi. È un lavoro davvero lunghissimo. Io approfitto per salutare e per ringraziare tutti i componenti del gruppo che sono stati fantastici, hanno lavorato davvero in un modo stupendo e grazie a loro che le 3 serate sono riuscite benissimo. Chiaramente anche un ringraziamento all'amministrazione comunale e sicuramente anche all'assessore al turismo della città di Termoli, senza dimenticarci della regione Molise e della FITP.